Ciao! Allora, questo è un video haul che ho annunciato anche su Facebook e un tutorial che troverete alla fine del video con tutti i prodotti che ho acquistato. Allora, facciamo un po' di pulizia innanzitutto, che c'è tutta la roba del tutorial. Intanto chiacchiero. Allora, ho fatto il 27 gennaio un ordine alla Mua Makeup Academy, che è un'azienda inglese che penso tutte conoscerete perché è molto economica. Infatti tutto non costa più di una sterlina a parte qualcosina, però comunque prezzi veramente veramente bassi, più bassi di Elf, e la qualità a quanto pare è molto buona. Ho saputo che si era aperto, insomma, il sito da dove acquistare, che vi metterò comunque il link giù nell'info box. Il 27 gennaio ho ordinato, ho anche la fattura, ho fatto un ordine di credo 25 sterline e qualcosa. La spedizione è di 4 sterline e 90, no, è 95, e ho speso 25 sterline e 95 in tutto, in totale, con la spedizione. Allora, ho preso qualche cosina, ho preso un po' di tutto, ho cercato di prendere una cosa per ogni categoria, a parte smalti e lucida labbra. E cominciamo subito. Allora, i prezzi vi dico: è arrivato tutto oggi, che è il 15 febbraio. È arrivato tutto oggi. Questo lungo tempo, nonostante il tutto arrivasse dall'Inghilterra, credo per via della neve. Io mi metto a ordinare in mezzo alla bufera dell'anno. Vabbè, comunque. Allora, cominciamo subito. Prima di tutto la base. Ho comprato due fondotinta. Hanno anche i primer, correttori, tutto quanto. Io ho voluto comprare due fondotinta. Uno più chiaro e uno più scuro. È l'unico tipo di fondotinta che hanno. Vi lascio il sito, potete controllare. Sono due fondotinta identici da 30 ml, solo che uno è lo 01 Soft Sand e l'altro è l'Honeycomb, che è lo 02. Questo qui l'ho preso per mia madre perché volevo provarlo anche lei. Allora, il fondotinta è quello che mi vedete indosso, lo vedrete applicato nel video. Sono 30 ml, scadenza 36 mesi. Dice una texture cremosa che si sfuma meravigliosamente per un effetto vellutato. È un long lasting, quindi duraturo e matte. Quindi promette belle cose. Non necessita, secondo me, di essere incipriato molto. È molto solido come fondotinta. Vi faccio vedere. Questo è lo 01, il colore. No, qui. Questo è lo 01, che vedete è molto chiaro, infatti è quello qua addosso ed è perfetto per me. Ha un sottotono neutro, secondo me né giallo né rosa. E poi questo è lo 02, che è leggermente più scuro. Aspettate, è leggermente più scuro ed è il colore più o meno di mia madre, vedete? Vabbè, qua sembreranno identici, però vi posso assicurare, forse così lo vedete, che uno è più chiaro e uno più scuro. Ho preso un primer occhi, non il primer viso. Ho voluto provare il primer occhi perché è sempre una cosa che può servire, anche se ne ho 200, però non fa niente. Ed è questo qui, vedete? È il L'Eye Primer Professional Long Lasting Smoothing No Crease, ovvero, insomma, morbidezza, ammorbidente e non fa fare pieghe. Eccolo qui. Sono 6 mesi di scadenza, 7,5 ml. Questo ricordo perfettamente che costa una sterlina. Comunque non ci sono scritti i prezzi sulla fattura. Comunque vi ho detto, vi lascio il sito. Anche questo lo vedrete applicato nel video. Ha lo scovolo così, sghembo, ed ha questo colore. È neutro, una volta steso, vi faccio vedere. Copre abbastanza bene le discromie. Ecco qua, vedete? Diventa praticamente trasparente, molto molto morbido al tatto e sì, ha un leggero, schiarisce leggermente, però non copre granché. Comunque sembra buono, al primo utilizzo mi sembra buono. Vedremo, lo utilizzerò meglio e vi farò sapere. Ovviamente se non saranno buoni li vedrete nei bocciati o nei promossi, comunque ve lo dirò. Poi ho comprato, passiamo, sempre rimaniamo sulla base, tre blush. Uno è questo qui, che è il Mosaic Blush. C'è anche il Mosaic Bronzer, ho preferito il blush perché io amo il blush. Si chiama English Rose. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Sì, ed è questo qui. Ha tutti questi colorini ed è quello che ho indosso adesso. Spero si riesca a vedere. Diventa un bel rosa molto luminoso perché ha all'interno anche dell'illuminante. Come vedete, questi tanti colori. Girando il dito dentro, il colore che viene fuori è questo, molto luminoso. I blush di Mua scrivono tantissimo. Dispiace che però fa
facendo gli swatch o comunque passando il pennello i colori si mischiano, però cercherò di non farli mischiare. Comunque è molto molto bello. Anche questo ce l'ho addosso ed è molto luminoso, mi piace. Sì. Anche questo credo costasse una sterlina, forse due, però insomma non oltre quel prezzo. Poi due blush della linea normale, che sono questi qui. Sono da 2 grammi l'uno. Aspettate, questo di prima, il Mosaic Blush, era da 8,9 grammi, quindi è bello grosso. Questi invece sono quelli piccolini, che sono comodi anche da depottare e mettere in una palette. Sono da 2,4 grammi e sono questi. Questo qui, che è più scuro, è il numero 6 e questo qui invece è il numero 5. Questo qui. E come vedete sono due colori molto belli. Questo è aranciato, un pesca aranciato. Qui sembra più rosino, però comunque è un pesca aranciato. Questo è lo swatch, questo qui. Ecco, vedete come sono scriventi? Molto molto belli. Sono tutti abbastanza satinati, luminosi. Stavo distruggendo. Questo invece è dello 06, che è molto più scuro e più particolare. Vedete, è luminoso, dorato. E il colore è questo. Vedete? Molto bello. Mi ricorda vagamente, ma è molto più bello, il Koi di Elf, ma è molto più bello. Dà un effetto molto carino, guardate. È tipo un rosa antico, doratino, molto molto bello questo. Questo sono. Voglio provarlo. Come vedete sono sfumabilissimi, cioè si sfumano molto bene e sono molto scriventi, quindi andateci piano. Poi ho preso due mascara. Uno per mia madre, waterproof, e non ve lo apro, comunque ha uno scovolo normale perché l'ho visto su internet, e si chiama Makeup Academy Waterproof Mascara, sono 4,0 ml, e questo costa una sterlina, vi farò sapere com'è. E poi per me invece ho preso questo che è l'Extreme Curl Mascara, questo qui, con questo packaging che ricorda tanto il Million Decile di L'Oreal, comunque è così tutto argento, infatti le scritte non le vedrete, sono 7 ml. E anche questo costa una sterlina e ha invece questo qua è quello che indosso adesso ed ha lo scovolo così, che era la prima volta insomma che lo utilizzavo un mascara del genere, mi ci devo abituare, però il mascara mi sembra bello, guardate, queste ciglia sono naturalmente più folte di queste, quindi se volete vedere un bell'effetto dovete guardare queste. Comunque mi sembra un bel mascara. È molto nero, non pizzica, non fa nulla di strano. E mi sembra un bel mascara. E anche questo costa una sterlina. Poi ho preso un eyeliner marrone, perché io non avevo un eyeliner marrone. L'ho voluto prendere liquido. Non hanno eyeliner in gel, hanno solo eyeliner liquidi. Ce li hanno anche colorati. Questo è il numero 6. Questo qui. E vedete, piccolino così sono. Quanti ml? Non c'è scritto. Comunque si chiama Dark Brown. Ed è questo qui, vi faccio vedere. Ha il pennellino semirigido, così, e lo swatch è questo. Ne ho fatto uno anche prima. Anche dopo che si asciuga rimane abbastanza lucido, che è una cosa che mi piace. Ecco, infatti vedete, è bello lucido. Anche quando si sarà asciugato rimarrà comunque abbastanza cangiante, abbastanza lucido. Ed è un marrone molto molto scuro. È molto carino. Questo qua. Io non li so tanto usare questi qua, sono abituata con l'eyeliner, col pennellino, col gel, insomma. Però ci proverò, vi farò sapere. È molto lucido, mi piace. Poi un ombretto singolo, perché so che gli ombretti singoli di MUA sono buonissimi, infatti tutte le ragazze che vanno in Inghilterra ne fanno scorta perché costano solo una sterlina e hanno molti dupe di molte marche famose. Io ho voluto prendere il più famoso di tutti, che è il numero 12. Della linea Pearl, ecco qua, ed è questo qui che dovrebbe essere un dupe del Club di MAC. È un colore bellissimo, veramente. È un marrone con tutti questi riflessi verde acqua. Vi faccio lo swatch. Guardate, ho solo sfiorato, cioè sono veramente iperpigmentati. E guardate quanto è bello, bellissimo. Al dito è rimasto il fondo, vedete, questo è il colore di fondo praticamente, è un marrone rossastro e questo è il colore, veramente bellissimo. Farò un tutorial subito subito perché mi piace tanto, veramente bello. Questi vengono solo una sterlina e ne hanno tantissimi, hanno anche palette col trio, duo di ombretti, insomma, però questo era quello che avevo visto e che mi interessava di più perché adoro questo tipo di colori.
Poi ho preso una palette, questa palette costa 4 sterline, me lo ricordo perfettamente, quella da 24 colori invece costa 8 sterline, però insomma rimaniamo comunque nell'ordine di sotto le 10 sterline, e si chiama Heaven and Earth, Paradiso e Terra, ed è questa qui, che è una specie di palette, lo sapete ormai la fissa di tutti gli ombretti nude, tutte queste cosine qui, e ho comprato questa. Tutti questi colorini l'avevo vista forse da Marcella di FG Makeup, forse ce l'aveva lei, comunque sono questi qui i colori, sono molto molto belli, ci ho fatto questo trucco che vedete dopo, veramente veramente carini i colori, ve li avvicino, ecco qua, sono questi, vi faccio uno swatch, il colore che ho indosso, sono veramente scriventi e non sono neanche tanto polverosi, un colore chiaro, ecco qua, scrivono molto. Anzi, non sono quasi per niente polverosi, sono molto morbidi al tatto. Questi sono tre swatch a caso. Sono molto metallizzati, questi colori mi piacciono molto. Questa palette mi piace, anche perché su di me, cioè per me le palette e gli ombretti nude non sono mai abbastanza. Questi sono gli swatch. Molto carini. Solo 4 sterline, ce ne sono di tutti i tipi. C'è quella naturale, c'è la più pazza, con tutti i colori pazzi, c'è tutta quella rosa, quella viola, quella blu, quella verde, insomma ce ne sono tante, tante, tante. E poi ultima cosa, ho preso un rossetto che forse è stata la cosa che mi ha sorpreso di più. Purtroppo sul sito i colori non corrispondono perfettamente, perché questo rossetto, che è il numero 1, vedete? Nel numero 1, sembrava molto più scuro, quindi volevo provare i soliti rossetti che piacciono a me, veramente scuri. Invece questo è il colore, sì, è un rosso scuro, però non scuro come sembrava insomma, dal sito. E non so se vale anche per gli altri questa cosa, ho ordinato solo questo, però sono contenta comunque di averlo preso perché costa solo una sterlina. A parte il colore fantastico, che è un rosso a sottotono freddo, bellissimo, fa i denti veramente bianchi. Ma ragazze, questo rossetto è praticamente iper scrivente, iper resistente. Cioè, stamattina quando è arrivato me lo sono messo così in casa per provare. L'ho tolto poco fa, prima di lavarmi i capelli, e ho fatto fatica a levarlo. Cioè, si fissa senza seccare le labbra ed è veramente bellissimo. E tra l'altro è così scrivente che basta toccare, lascia un sacco di colore. È veramente, veramente bellissimo. Vi faccio vedere. Forse riesco. Morbidissimo, scriventissimo, guardate che colore pieno, veramente veramente bello, io spero che riusciate a vedere, veramente bellissimo, un colore pieno, è un rosso sottotono freddo, fantastico, però necessita del pennellino perché è veramente talmente scrivente che rischiate l'errore così, insomma, senza neanche accorgervene, ed è veramente bellissimo. Guardate il colore pieno, ho solo sfiorato, veramente mi sono meravigliata quando è arrivato che l'ho provato perché è fantastico, ora mi pulisco prima di sporcarmi. E il packaging è questo qui, che ricorda abbastanza i round lipstick di NYX, perché ha il sotto con la base, insomma così, o anche quelli di Beauty UK, insomma, più o meno uno stile abbastanza conosciuto. Ora cerco di rimuovere questo rossetto, guardate, cioè segna proprio. L'ho fatto qui perché la pelle è un po' meno porosa della mano, perché prima per levarlo dalla mano dove l'avevo provato stamattina è stata un'impresa. Come vedete, adesso levarlo è davvero difficile. Comunque, questo rossetto è bellissimo, penso che farò un altro ordine fra un po' e ne prenderò altri decisamente, perché veramente fantastici. Sia i rossetti che i blush sapevo, cioè dei blush sapevo che erano fantastici, i rossetti non li avevo mai visti, ma sono veramente bellissimi. Gli ombretti singoli, vabbè, non ne parliamo, l'avete visto com'è bello. E niente ragazze, questo giù vi lascio nell'info box il sito da dove ho ordinato. Se avete bisogno di informazioni, ovviamente scrivete, vi lascio al tutorial, spero che vi piaccia. E niente, alla prossima, ciao!